poi ovviamente i finanzieri furono gli ultimi feudatari che rimasero qui a Pentedattilo fino alla fine del Settecento. Poi purtroppo c'è stato con l'abbandono, il castello venne appunto crollò e crollò poi definitivamente nel 1783 col terremoto che fu molto devastante per il territorio appunto del Pentedattilo. Venne abbandonato come borgo definitivamente negli anni 70, però già nel 1950 iniziò questo sfollamento delle persone, perché ci fu un decreto da parte del comune che dichiarava il paese inagibile per caduta massima. Però sotto questo decreto comunale c'era l'interesse sia del popolo di Pentedattilo, che interessa appunto dei politici, di costruire Pentedattilo nuovo. L'interesse del popolo di Pentedattilo era perché appunto il comune dava ad ogni famiglia di Pentedattilo una casa con servizi, con maggiori servizi, perché qui nelle case di Pentedattilo erano sprovviste di acqua, di luce e di bagno. Quindi le persone già negli anni 50 la vita cambiava e quindi cercavano una casa più confortevoli. Mentre interessi politici, perché quando qualcuno appunto organizza qualcosa rimane sempre a chi organizza, è la mentalità. Comunque è così. E quindi ad ogni famiglia del borgo di Pentedattilo corrispondeva una casa nel borgo nuovo, nel paese nuovo di Pentedattilo, che sorge a 500 metri rispetto al borgo antico. Di là, come potete vedere, quell'agglomerato di rocce, quella si chiama Prastara ed è un geosito come lo è Pentedattilo. Geosito vuol dire che è un sito di interesse geologico e anche storico. Prastara è molto importante perché c'è la grotta, una grotta dove visse come eremita Sant'Elia il Giovane. E infatti la fiumara di Sant'Elia prende il nome proprio da questo santo, che è vista appunto nell'Ottocento dopo Cristo. Mentre quindi Pentedattilo confina a ovest con la fiumara di Sant'Elia, a est con la fiumara di Melito, che viene detta anche fiumara tabacco, perché era ideale per la piantagione, appunto l'ambiente era ideale per la piantagione del tabacco. A nord confina invece con l'Aspromonte e a sud confina col comune di Melito Porto Salvo. Fino al 1890 Melito di Porto Salvo era la marina di Pentedattilo, mentre Pentedattilo era il comune. Dal 1890, quando comunque il paese iniziava demograficamente a avere numeri sempre minori di popolazione, il comune di Pentedattilo venne spostato a Melito di Porto Salvo e Pentedattilo divenne frazione di Melito di Porto Salvo. E qua nei dintorni di Pentedattilo esistevano circa 10 chiese, oggi ne rimangono solo due: la chiesa parrocchiale, per Santissimo Apostolo Pietro e Paolo, che ha il titolo di ditta reale, che vuol dire seconda per importanza rispetto all'arcipretale che sta a Melito di Porto Salvo, che è l'Immacolata. E poi c'è la chiesa della Candelora giù, che è stata costruita per volere della famiglia baronale dei Francoperta nel 1500. E poi come potete notare, il borgo di Pentedattilo è un villaggio grecanico, proprio perché l'urbanistica ricorda un villaggio grecanico. Infatti le case sono costruite con materiale povero, si estendono massimo su due piani: il piano sottostante era adibito alla cantina e alla stalla, il piano sovrastante invece era adibito alla zona giorno e alla zona notte. E non c'era bagno, non c'era luce, non c'era acqua. Oltretutto tutte le strade di Pentedattilo, che iniziavano dal basso, dalla fiumara per arrivare al borgo, confluivano nell'unico punto di socializzazione del paese, che era la piazza di San Pietro e Paolo, quella di fronte alla chiesa. Esatto. E oggi qua Pentedattilo, la parte alta di Pentedattilo è stata recuperata grazie appunto all'associazione Pro Pentedattilo, che circa 25 anni fa con dei fondi è riuscita appunto a recuperare queste case, grazie anche ai proprietari che l'hanno dato in comodato d'uso all'associazione, ed oggi noi li affittiamo come case di B&B e ci sono delle botteghe artigiane che appunto creano degli oggettini
e utilizzando anche dei mestieri antichi. Per esempio c'è la, bottega dell'intaglio del legno, che veniva, sono delle tecniche che, ci sono state tramandate appunto dai greci. Poi potete anche visitarle. Poi c'è la bottega dell'uncinetto, la bottega anche della decorazione e della ceramica. Poi c'è ci sono altre piccole botteghe appunto da visitare. Allora, innanzitutto grazie a Ines che oggi ci accompagnerà in questa camminata. Siamo qua oggi grazie a voi di essere venuti da ogni parte della Calabria, della provincia. E niente, oggi siamo qua per fare questa camminata in sicuramente il ricordo di una nostra amica Elita, che non voglio dire oggi qualcuno ci guarda da lassù, ma oggi qualcuno cammina con noi. E abbiamo desiderato collaborare, cioè fare questa bella unione con le associazioni che hanno conosciuto Elita, ma non solo, chi opera anche sul territorio. Quindi un grazie va a tutte le associazioni che oggi insieme a noi hanno organizzato questa giornata. Sicuramente la Propentedattilo, il ringraziamento più grande per l'ospitalità e la messa a disposizione, diciamo, di tante cose, anche il servizio guida. In onore di Pentedattilo, in onore di Elita, in onore di questa giornata di unione, fraternità e collaborazione. È quello che Calabria Experience si pone sin dall'inizio del suo percorso, diciamo, del suo cammino. Ringraziamo l'ente locale che è qua con noi, che ha voluto appunto proprio partecipare e testimoniare questa giornata. E niente, non ringrazio più nessuno perché veramente i ringraziamenti sono tanti.
che arriva a Gambari. Questo paesino è Masella, la borgata nel comune di Montebello Ionico. È devota ai santi Cosme e Damiano. Ed è divisa in tante piccole frazioni. La cosa curiosa è che si sono stabiliti qui perché il paese originario, che era Chiarello, più in là, durante l'alluvione del 51, il comune ha dato i fondi e quindi hanno costruito il paese nuovo, però il paese vecchio era all'interno della, sotto le montagne, nella vallata. E più in là, da lì c'è la strada che porta al geosito di Prastarà, il luogo dove si dice che Sant'Elia il Giovane abbia costruito il suo monastero, era un eremita. La cosa curiosa di Masella è che è divisa in tante piccole frazioni. Abbiamo Placa, che è in cima, e quelle di lato si chiamano montagne camminanti. Tutta questa montagna. Sotto, la parte più in vista, si chiama Limago, e il nome deriva dal fatto che la terra dove hanno costruito era limosa. Poi abbiamo Plumbacà, evidentemente ha a che fare con questa parola. E poi abbiamo la contrada Monaca, che è da questa parte, che è all'estremità. Lì si vede Montebello, tra lo scorcio delle due montagne si intravede Montebello, quella è la croce dove c'è il cimitero. Addirittura. Thank you.
Allora, anche il giardino di Morgana oggi è qui a Pentedattilo, coinvolta dagli amici di Calabria Experience in questa bella giornata nel ricordo di Rita, e così continuano a fare le attività di conoscenza dei borghi anche qui a Pentedattilo, con una motivazione sicuramente ancora più nobile che il ricordo di questa ragazza scomparsa. Pentedattilo sicuramente borgo suggestivo con tanta storia alle spalle, una figura carismatica che sicuramente visse in questo borgo fu appunto padre Gaetano Catanoso, che visse qui quasi 20 anni, 17, per poi trasferirsi successivamente a Reggio. Ecco, un'altra figura sicuramente da rivalutare, e la mia associazione insieme ad altre associazioni del Reggino si sta occupando proprio della rivalutazione storica di questa figura, che fu grande non solo dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista sociale ed umano. Fu una persona che ad 80 anni pensava ancora di programmare i suoi prossimi 90, i suoi prossimi 10, quindi pensava già ai progetti fino ad arrivare a 90 anni, poi si spense prima, ma è un'idea, un messaggio molto forte per chi poi oggi magari in un'età ancora più giovane non riesce a programmare nulla o ben poco. Ciao, sono Ines, ho avuto l'onore oggi di accompagnare questo gruppo di escursionisti qui a Pentedattilo, intorno alla roccia, in un borgo caratteristico e molto particolare dell'area cretanica. È stata un'esperienza molto bella e anche molto costruttiva per noi e per tutti, ed è stata anche molto partecipata dai componenti. Un applauso a Ines, perché è una giovane di questa terra, innamorata veramente di questa terra. Il microfono a me no. Quindi a nome della nostra associazione Calabria Experience, ma a nome di tutte le associazioni che sono qua presenti, rischio di dimenticare qualcuno perché ho la testa un po' macinata stamattina, quindi tutte le associazioni presenti nella locandina, ecco, così non dimentico nessuno, ti facciamo omaggio del nostro cappello ufficiale. Grazie. E un applauso a Ines. Grazie, un applauso anche a voi. È stata bravissima. La nostra maglia, speriamo di aver azzeccato la messa, forse grande. Va bene. Il nostro bracciale, eccolo qua. E la nostra calamita. Sarà messa sul frigo di casa. Okay, quindi grazie. Grazie a voi. E complimenti per tutto anche a voi. Adesso, dopo aver fatto questa piccola donazione, è giunto il momento di giustamente dire che la giornata di oggi è stata per sostenere l'opera dell'Hospice di Reggio Calabria alla Via delle Stelle, in onore e in memoria della nostra amica Elita. E allora vi annunciamo che dai conteggi fatti appena effettuati abbiamo contribuito tutti insieme a un importo di 1.300 euro. Quindi un applauso a tutti noi, perché queste sono le cose belle, e quando si contribuisce per diciamo queste opere, che purtroppo non ricevono sovvenzioni da nessuno e spesso sono abbandonate, insomma, anche dalla politica locale che dovrebbe tanto sostenere queste opere, allora la Calabria viene in soccorso. L'abbiamo fatto Calabria Experience con il progetto Salviamo Brancaleone Superiore, abbiamo raccolto una certa somma, un 205 euro, ricordo, a luglio. Lo facciamo per l'Hospice, lo faremo eventualmente per altre occasioni, a noi piace questo, quindi continuate così, fate bene. Quindi questo è il nostro spirito, voglio dire. Vi ricordiamo che il 22 ottobre organizzeremo la scalata, tra virgolette, del Castello Normanno di Stilo, quindi vi invitiamo a visitare le nostre pagine, ma vi invitiamo a visitare le pagine Facebook di tutte le associazioni presenti. Il Giardino di Morgana, Pro Pentedattilo, IG Reggio Calabria, Aspro Monte Wild, CAI di Reggio Calabria, dimentico qualcuno, Proloco di Bocale, Proloco Brancaleone, Gruppo Archeologico Valle della Mendolea, e dimentico qualcuno, Maurizio Iori l'ho detto, forse dimentico qualcuno, e Porpatima Trekking pure. Adesso mangiamo, dopodiché saliremo al castello, faremo una visita nel pomeriggio, quindi insomma rimaniamo qua. L'hashtag per le fotografie di oggi è IG-basso
Pentedattilo. Maurizio Iori, che è qua con noi, ha voluto partecipare a questa giornata come partecipa sempre, poi selezioneranno alcuni scatti e parteciperanno a questo contest che poi verranno premiati al prossimo Instamit mondiale, che sarà questa primavera a Gallicianò. Andava a coprire tutta quest'area tra il Napoli di roccia, di conglomerato, e quelle che noi vediamo alle nostre spalle sono delle grotte antropizzate, quindi non si esclude che in questo sito siano state i primi abitanti dei popoli che abitavano le grotte, le famose grotte. Quindi anticamente questa era la casa, l'abitazione, insomma, il rifugio, perché c'erano esigenze diverse appunto degli attacchi continui di pirati, soprattutto arabi, insomma, turchi, questo era. E allora il sistema difensivo funzionava così. Col tempo poi, chiaramente, venne costruito questo castello, stiamo parlando periodo medievale, quindi anno 1200-1300 troviamo già i primi risultati sui documenti storici, e noi dobbiamo considerare quest'area come una serie di torrioni e vari livelli. Oggi noi non vediamo nulla perché tutto è crollato a seguito dei terremoti, insomma, e l'abbandono che ci fu da parte dei feudatari fino all'eversione della feudalità anno 1811. Quello che vediamo alle nostre spalle, oltre le grotte, queste grotte che sono ormai antropizzate, troviamo quest'arco che noi vediamo dietro Lorena, e sotto tipo una specie di ambiente concavo, altro non era che una cisterna di raccolta dell'acqua. Ecco, il castello aveva delle situazioni del genere, in cui si doveva raccogliere l'acqua e convogliare dai tetti l'acqua piovana. Quindi questa, se voi vedete sopra, quest'arco è un sistema di canalizzazione vero e proprio, quindi si convogliava l'acqua dal torrione, diciamo, sopra, dalle rocce scendeva quest'acqua e si canalizzava e si concentrava all'interno di queste cisterne. Di solito un castello ne aveva tante, non si esclude, insomma, che ce ne fossero più di una, per dare sia beneficio ai feudatari e sia beneficio anche alla popolazione nei periodi di carestia. Invece quello che troviamo all'opposto, vedete quell'archetto, che cosa ci indica? Ci indica una cappella, diciamo, votiva. Era la chiesa all'interno delle mura del castello. Ogni castello aveva la sua cappella, e quindi troviamo i resti di quello che era l'altare, insomma. E qualche resto un po' più sopra, noi vediamo un po' più su, proprio sulla roccia che si confonde con le pietre, un'altra struttura che si potrebbe ipotizzare fosse un campanile, il campanile adiacente a questa chiesetta. Poi vediamo dal lato di Masella, che è quell'abitato che vediamo lì. Ora non mi rendo conto se qua siamo a est o nord, ok, perché io sono dall'altro lato, quindi quindi al lato nord vediamo i paesini di Masella, poi, se non sbaglio, quello giù in fondo è Montebello Ionico, Placa, e le rocche di Santa Lena le abbiamo viste prima quando abbiamo fatto l'escursione, e poi il grande muraglione con le feritoie che servivano, appunto, le feritoie per gli archibugi, insomma, ecco, per difendersi. Insomma, ecco, il lato vulnerabile era anche il lato della fiumara, perché avevano accesso i pirati alle fiumare e avevano un accesso più facilitato in questo senso. E la strage degli Alberti mi sembra che l'ha raccontata già dentro la chiesa, è inutile raccontare, diciamo, delle leggende, che il 16, ecco, aprile di ogni anno la leggenda vuole che le urla dei commensali che sono stati uccisi, trucidati, infatti, dalla famiglia Benavoli di Montebello, si sentono col vento, questo vento che soffia tra queste pareti rocciose. C'erano i letti, c'era tutto, non è mai andato in funzione.
Erano gli anni 50. L'anno di costruzione dell'ospedaletto a Masella era il 50, vero? Sì, mio. Anni 50 erano. Penso anni 50, sì, dell'anno 50. Sì, questo. E questa era la chiesetta che era annessa all'ospedale, la cappella, che per tanti anni, tantissimi anni, fino al 2000, è stata la chiesa di Masella. Poi successivamente è stata costruita l'altra, quella gialla, quella enorme. Lo frate, la soro, che questa qua. Grazie, grazie, grazie.